Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico, non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patata, ma è più simpatico che ci sia. Che noi anche al bar, che noi alla sera veglia si più al bar. Uè! Carissimi amici del Pallino Blu, ben ritrovati. Come vedete si cambia, non c'è Stefania febbricitante, tocca a me aprire questa puntata. Puntata interessantissima a Sassomorelli, una sfida stracittadina, perché la squadra del Clai Sassomorelli quest'oggi nel campionato regionale di Serie 1 affronta una big, il Maneca Febbocciofila Imola, e lo affronta con il favore della classifica, è secondo in classifica con un punto di vantaggio con gli imolesi. È l'incontro di cartello di questa settimana. Nella settimana scorsa infatti il Sassomorelli è andato a vincere fuori casa col capitan Bagatti e si è portato a soli 4 punti dalla vetta dalla capolista di Tibus Secchio, che è la detentrice del titolo, che è riuscito a pareggiare a malapena fuori casa col Testmaster. Naturalmente i 4 punti sono tanti, ma il Sassomorelli secondo in classifica è sicuramente una notizia importantissima per l'Imolese. Si gioca quindi in questo scontro anche la supremazia della città. Questo è un campionato che ha altre protagoniste, che però stanno un po' regredendo. Il Gran Hotel Palazzo Taverna Verde non riesce a vincere con continuità, stavolta è stata fermata sul 3 pari dal Leon d'Oro Molinella, e poi anche le altre inseguitrici non hanno fatto di meglio. È una giornata imperniata su questo incontro clou. Prima di andare a intervistare i protagonisti o a vedere come andrà questo derbissimo imolese, abbiamo da parlare di una gara importantissima, la terza gara nazionale del Grand Prix, che si svolge a Lecco, Memorial Giulio Crevenna. Dobbiamo già dare dei dati interessantissimi, perché ai nastri di partenza, record per questa stagione, 216 giocatori che si giocano questo Grand Prix. Al CSB Campaniletto di Lecco, Angelo Corbetta del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì si impone trionfalmente nella terza prova del Grand Prix 2022-2023. Battuto in finale Massimo Cicali, portacolori dello stesso CSB Taverna Verde Forlì per 100-45. Terzo posto per Enrico Rosa del BT Bussecchio Forlì e Damiano Calabrò del Bar Franco Savona. Al quinto posto si sono piazzati Daniele Fiorini di Macerata, Francesco Gobetti di Alessandria, Massimo Bozzo di Genova e Alberto Berzovini di Pavia. Dopo la disputa di 3 prove, Massimo Cicali, secondo anche nella precedente prova di Perugia, consolida il comando della classifica del Grand Prix 2022-2023 con 38 punti, davanti al bresciano Giuseppe Perucchetti, 30, e al bolognese Daniel Destino, 28. Il prossimo appuntamento del Grand Prix si svolgerà a Milano il 10 e 11 dicembre nel tradizionale Ambrogino d'Oro. Siamo col presidentissimo del Maneca Febbocciofila, Otello Osioschi, una stracittadina forse inaspettata che vede davanti Clai Sassomorelli di fronte al big Maneca Febbocciofila, ma evidentemente sta cambiando qualcosa. Il Bussecchio va a 1000, il Manuel un po' meno, e sto Clai Sassomorelli comincia adesso una realtà di questo panorama di Serie 1, e in questo momento vi è davanti di un punto. Il Sassomorelli ha fatto un bel campionato anche l'anno scorso, quest'anno si è rinforzato. E poi dirò che sono giocatori che hanno la passione del biliardo, li vedo giocare anche adesso, si impegnano al massimo, noi un po' meno, quindi succede quel che succede. Bene, sarà un derby all'insegna della supremazia cittadina, però il Clai Sassomorelli va bene in campionato, un po' meno in coppa, mentre voi siete già in semifinale e avrete un big match contro il Taverna Verde, una semifinale di fuoco, Coppa dei Campioni, che nelle semifinali c'è andata e ritorno. Dovrete insomma vivere questi momenti interessantissimi da gennaio in avanti. Certamente abbiamo un incontro col Taverna, ma noi siamo anche un po', non siamo fortunati. L'anno scorso abbiamo perso due finali, sia la Stella sia la Coppa dei Campioni. Speriamo quest'anno di fare un po' meglio.
Sasso Morelli è una bella squadra, stasera certamente io dico la mia, sarei contento di un pari, così rimaniamo tutti e due lì a combattere, a vedere se facciamo fuori il Buscecchio. Ecco, c'è da dire che far fuori il Buscecchio con dei pareggi, già ci avevi provato in casa del Buscecchio, avevi detto che eri contento del pareggio e poi è venuta quella sconfitta un po' amara. Io credo che per stare dietro il Buscecchio bisogna pensare di vincere e quest'oggi ce la devi mettere tutta, ce la metteranno tutti i tuoi giocatori, perché al di là della vittoria c'è veramente questa squadra che ha già 5 punti in più di voi e per recuperarli insomma bisogna darsi da fare. Stasera il Buscecchio incontra la Taverna, quindi potrebbe anche essere un risultato favorevole per noi. Comunque battere il Buscecchio è sempre una grande cosa. Noi là siamo stati anche un po' sfortunati perché il risultato non era quello, certamente. Abbiamo avuto due partite proprio un po' regalate. Ecco. Parliamo un po' di tattica. Quest'oggi c'è qualcosa di nuovo all'orizzonte? No, siamo tornati al nostro metodo. A Buscecchio, secondo me, avevo indovinato la squadra, solo che purtroppo è successo quel che è successo e abbiamo perso. Però se c'era una squadra che doveva vincere, dovevamo essere noi. Poldo all'ultima palla è andata su per la fila di mezzo e quindi abbiamo perso. Lorenzo Turroni al terzo anno riconfermato la Clash Sasso Morelli, sta diventando sempre una pedina più determinante. Quest'anno è partito in tromba, dopo 10 giornate non ne aveva ancora perso uno, adesso ritorna a giocare dopo la prima sconfitta. Ma credo che non sia stata una sconfitta dolorosa, perché vincere in casa del capitan Bagatti, nonostante la sconfitta di Turroni, dà il segno di una forza di squadra che oggi lo vedremo alla prova con una grande come il Mane Caffè Boccioni. Sì, quest'anno è iniziato tutto bene, sia per me individualmente ma anche per tutta la squadra. Stiamo comportando benissimo, abbiamo fatto una bella serie di vittorie e oggi, cioè stasera, c'è un esame importante perché incontriamo una squadra che diciamo ci testerà, io penso definitivamente, per quale ruolo noi dobbiamo fare in questo campionato. Io sono convinto che siamo consapevoli delle nostre forze, siamo forti, giochiamo bene. È un gruppo affiatato e attenzione a chi ci deve incontrare. Quindi il Manuel è avvisato. Ti devo dire che col presidente ho captato che per loro andrebbe bene un pareggio. Beh, diciamo che penso che voi che in qualche modo siete davanti, magari. No, no, adesso giochiamo in casa, probabilmente il pareggio starebbe bene a noi da loro. Noi in casa cerchiamo sempre di giocare per vincere. Spesso e volentieri ci riusciamo, oggi la vedo difficile, però ci proviamo. Se perdiamo pazienza, se pareggiamo pazienza, ma noi vogliamo vincere. Diciamo che loro forse, secondo me, sono un po' più consapevoli del fatto che devono vincere per forza, se vogliono mantenere il contatto con la prima in classifica. Noi sì, se lo manteniamo bene, però non è vincere il campionato il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è dar fastidio alle grandi, come è successo gli altri anni. Anche quest'anno speriamo che sia così. E poi dovete prendervi un po' una rivincita sul fatto che siete usciti un po' clamorosamente già dalla Coppa dei Campioni, che l'anno scorso vi aveva visto protagonisti fino alle semifinali. Ma questo è un dolore che brucia ancora, perché effettivamente abbiamo perso da una grande squadra, secondo me, il Tex Master in semifinale, però diciamo che ce la siamo giocata fino in fondo. Noi abbiamo perso, loro sono andati avanti e poi hanno vinto anche la Coppa, quindi c'è un rammarico che è durato abbastanza, però diciamo sono cose che succedono nello sport. Ti sei dimenticato che quest'anno invece avete perso in un turno che era un po' più abbordabile. Dici che mi sono dimenticato? Avete perso con 7 crociere. No, non mi sono dimenticato. No, non l'hai detto. Non l'ho detto perché va bene, le sconfitte bisogna mettere da parte. Hai ragione, non abbiamo fatto sicuramente la partita, la nostra miglior partita, però succede, ripeto, perdere capita. La contentezza di Giulia è anche frutto della squadra di Sasso Morelli, che si sta impegnando benissimo, sta andando a gonfie vele nel biliardo. Quindi è un piacere anche per te vederli
a consumare il caffè col sorriso sulle labbra. Assolutamente sì, è proprio un bellissimo piacere e si sta tutti in compagnia, una bella serata. È di Walter Cartelli, il primo tiro della sfida. Cartelli gioca assieme a Stefano Bagli, parte con un tiro da 4 punti. Gli avversari Danilo Cortecchia e Loris Principi. E questa è la risposta del Mane Caffè Bocciofila con il campione italiano Master Daniele Ricci, che realizza subito un bel 10. Suo avversario, un altro Master, però portacolori del Claudio Samorelli, è Andrea De Antonis. E questo è Capitan Roberto Zanelli, che quest'anno si dedica al ruolo di coppia con Loris Molinaro e finora ha fatto dei risultati straordinari, non sicuramente con questo tipo di bocciata che ci ha presentato, perché sicuramente Zanelli si è comportato finora in maniera molto egregia in questo tiro. Dopo il nullo di Zanelli vediamo l'accosto di Massimo Reti, che insieme a Alessandro Stella sta vivendo un momento di difficoltà, perché le ultime partite di coppia non sono andate troppo bene. Su questa coppia puntava tanto il Mane Caffè Bocciofila e dovranno sicuramente tirare fuori il meglio di loro per diventare la coppia guida della squadra imolese. La grande giocata di Daniele Ricci, un sottocalcio per realizzare altri 4 punti e prendere anche l'accosto. Il debutto di Alessandro Stella, 8 punti, Stella Loretti 9, Molinaro Zanelli 0. Debutto di bocciata per Andrea De Antonis, che si avvia ad ottenere 10 punti, De Antonis 11, Ricci 14. Loris Principi parte con un tiro di bocciata senza birilli. Daniele Ricci, l'accosto ce l'ha già, va a raccogliere 4 punti in questo tiro di calcio e si avvia alla bocciata per la seconda volta sul punteggio di 19-11. Daniele Ricci, altri 8 punti di bocciata. Ricci 27, De Antonis 11. Secondo pallino per Walter Cantelli, stavolta realizza 2 punti. La coppia del Clai, Cantelli-Bagli, conduce 9-1. Il secondo pallino per Roberto Zanelli. Ottiene l'emplay. 12 punti per Roberto Zanelli e ora Molinaro Zanelli conducono, dopo questo splendido risultato, 13-9. Andrea De Antonis deve tornare a conquistare il diritto alla bocciata e sì, ce la fa. Secondo pallino da bocciare sul 12-27 per Andrea De Antonis. De Antonis, 2 punti. E poi il pallino passa di nuovo sul birillo abbattuto. Siamo sul 14-27. Loris Principi, secondo pallino, stavolta a segno Principi. Nella prima non aveva fatto birilli, stavolta fa 10 punti. Principi Cortecchia passano avanti. Ora ne hanno 12 contro i 9 degli avversari. Ora è importante fare i punti di colore, l'appoggio su quella bianca dà la possibilità di realizzarne 5 di punti e la bocciata di Stella sarà sul 14-13 in favore appunto della squadra della coppia ospite. Stella a segno per la seconda volta consecutiva. Nella prima ne ha fatti 10 di punti, stavolta ne fa ben 12. Stella Loretti conducono 26-13. Beh, questa è una grande giocata con la quale Daniele Ricci prova addirittura il colore. Beh, ci siamo vicini, 5 punti dovrebbe essere certi.
sarà misurazione per gli 8 di colore. I punti di colore erano 5, i punti di bocciata invece sono molto di più. Beh, molto, 8. Pensavo potesse arrivare il 10. In ogni caso, con questi 8 punti, Ricci ora ne ha 40 contro i 14 di De Antonis. Il terzo pallino di Walter Cantelli. Attenzione, per Cantelli arriva il primo 10. 22 a 12 per Cantelli Bagli contro Cortecchia Principi. Roberto Zanelli, un accosto importantissimo, che non riesce, lascia la bocciata a Loretti Stella, che insomma stanno già guidando con un buon margine, bocciano per la terza volta sul 27 a 13. A segno di nuovo Stella, altri 4 punti, 31 a 13. Un bellissimo tentativo di Andrea De Antonis, che però non cambia di molto la situazione. Ora gioca la due sponde per il colore De Antonis e se lo va. Beh, non è certo che se lo vada a guadagnare, perché quel pallino scivola un po' troppo a destra. Potrebbero essere solo i 5 i punti guadagnati. Andrea De Antonis, dopo aver mancato di un soffio gli 8 di colore, ne fa 10 di bocciata e ora ne ha 29, Ricci 40. Walter Cantelli, quarto pallino, arriva il primo 12 per Cantelli e la coppia del Clay allunga 35 a 12. Daniele Ricci alla caccia del pallino, se la gioca splendidamente, quest'ultima boccetta guadagna 3 punti, il pallino numero 4 da bocciare sul 44 a 29. A segno Ricci, ennesimo colpo da 10, finora perfetto di bocciata. Daniele Ricci, 2 10 e 2 8 e ora un bel margine, 53 a 29. A segno Alessandro Stella, altri 8 punti. Stella Loretti 40, Molinaro Zanelli 18. Il quarto pallino di Andrea De Antonis. Vabbè. 12 punti per De Antonis, che ora ne ha 42. Punti di ritardo rispetto a Ricci sono 11. Roberto Zanelli, filotto di bocciata. Zanelli Molinaro 31, Stella Loretti 40. Quattro punti guadagnati da Stefano Bagli e soprattutto un bellissimo sviluppo in accosto, 43 a 23. La coppia del Clay e buona situazione sul campo. Daniele Ricci, altri punti di bocciata, quinto pallino che vale 8 punti e allungo di nuovo, Ricci 62, De Antonis 42. Walter Cantelli, attenzione, ottiene dei birilli, non ottiene l'accosto, ma questi sono 12 punti che vanno a Cantelli e Bagli, che quindi si porta sul 55, un punto degli avversari che bocciano sul 24. Norris Principi, quarto pallino, 10 punti, 33 a 55. L'attacco di Andrea De Antonis, che va a raggranellare 8 punti in maniera fortunosa, ma
sono punti che fanno classifica. Ricci 66 e Antonis 50 dopo questi 8 punti. E Antonis si gioca l'ultimo in attacco, beh, gli va bene anche stavolta perché fa il rosso da solo che vale 8 punti e prende anche il punto. E Antonis 58, Ricci 66. Daniele Ricci, e beh, per la prima volta si avvia ad ottenere un punteggio inferiore ai 10 agli 8, stavolta sfiora però anche l'emplane. 4 punti per Ricci, che in precedenza ha fatto 3-8 e 2-10, ma con questi 4 già allunga di nuovo 73-58 nei confronti di Andrea De Antonis. Cantelli, ancora segno. Un altro 10. Cantelli, Pagli si avvicinano al traguardo, ora ne hanno 66, praticamente doppiati. Cortecchia Principi 33. L'ultima di Daniele Ricci, a costo importantissimo. Grande giocata di Daniele Ricci che si guadagna l'accosto e 3 punti da bocciare sul 76-50 ed è il settimo pallino. E Ricci non sbaglia neppure questa. Addirittura 12, una partita praticamente perfetta dove quando andremo a fare i calcoli della media saremo sul 9 forse virgola. E Ricci con questo 12 è ormai ad un passo dalla vittoria, ne ha 88 contro i 58 di De Antonis. Roberto Zanelli, i 10 punti del ricongiungimento, 42 Zanelli Molinaro, 43 Loretti Stella. Ultima per Andrea De Antonis, che in accosto ha sbagliato troppo e sbaglia pure questa, e Ricci si guadagna i 3 punti di accosto e l'ottavo pallino da bocciare sul 91, meno 9 dal traguardo. Ricordo che Ricci nelle precedenti 7 bocciate ha fatto ben 60 punti. Attenzione perché Ricci chiude con un altro 10. Prestazione record, anzi 12, sì, 12 punti per Daniele Ricci nell'ultima bocciata, quindi udite udite, 72 punti in 8 bocciate, fate voi il calcolo, ma la media è stratosferica, quest'oggi non ce n'era per nessuno. De Antonis ha lottato, ma alla fine ha ceduto anche perché ha tenuto metà dei pallini, 8 pallini Ricci, 4 pallini De Antonis, vittoria in carrozza. 103-58, il Mane Caffè Bocciofeda si porta sull'1-0 in casa del Clay Sasso Morelli. Walter Cantelli, attenzione per Cantelli, questa è la sesta bocciata, altri 10 punti, anche Cantelli sta facendo le cose in grande, aveva avuto un inizio un po' stentato, un 4-2, poi 3-10, un 12 e adesso la pratica è ormai conclusa. 77 Cantelli Bagli, 33 Principi Cortecchia. E questa è la bocciata del ricongiungimento, anzi del sorpasso, con i 12 punti Stella porta avanti la coppia ospite 56-54. Loris Molinaro cerca il colpo sulla boccetta, sperava nel realizzo col pallino, invece si deve contentare della bocciata. 55-56, pallino in mano a Roberto Zanelli per il tentativo di sorpasso. Zanelli, addirittura 12 punti Zanelli, sorpasso 67-56 per la coppia del Clay Sasso Morelli. Stefano Bagli si gioca l'ultima prendendosi anche un po' di rischio, ma alla fine l'accosto è suo e costringe Loris Prince a giocare l'ultima per cercare di allungare la partita. E in effetti Principi riesce a prendere il punto e boccia quindi sul 35
a 77 il suo sesto pallino. Ma questo secondo zero consecutivo non dà grandi speranze di recupero. L'ultima di Loris Molinaro ha l'unico obiettivo, quello di limitare il realizzo degli avversari, che ora con le ultime due vanno alla caccia degli punti di colore e soprattutto del diritto alla bocciata. E Stella, che si gioca la sua boccetta per cercare i 5 di colore, cosa che sembra ormai fatta, e quindi vorrebbe dire bocciare sul 61 a 67. Il settimo pallino di Alessandro Stella è un altro filotto. Stella e Loretti ritornano a guidare la partita, 69 a 67, Stella 7 bocciate, 54 punti, e direi un bel biglietto da visita anche per Alessandro Stella come bocciatore. L'ultima di Loris Principi riesce a prendere il punto, Pagli ha la boccetta che può dargli la partita, ma deve fare 3 punti per la chiusura. Tiro di Stefano Pagli non è dei migliori, per il momento lascia 4 punti più anche l'accosto. Beh, la partita si allunga un po', perché questi punti regalati più l'accosto in mano a Principi sul 45-77. Assegno Loris Principi. Punti e pallino che si ferma appena sopra i birilli. Con questo filotto Principi e Corte che si portano sul 48 a 77. Walter Cantelli cerca la chiusura, eccolo qua il tiro che sancisce la vittoria di Cantelli Pagli. Con questi 4 punti vincono 81 a 48 Cantelli Pagli contro Loretti Cortecchi, e le due squadre sono sull'uno pari. L'ultima di Roberto Zanelli cerca i 3 di colore per bocciare su 70, eccoli qua, settimo pallino in mano Roberto Zanelli, 70 Zanelli Molinaro, 69 Stella Loretti, attimi decisivi della sfida, siamo sull'uno pari. Zanelli serve il 10 per chiudere, non arriverà questo 10, anzi passaggio vuoto, il terzo di Zanelli in 7 bocciate. E quindi finale tutto da decifrare. Massimo Loretti, accosto lunga corta, importantissima giocata, sfiora il pallino e si posiziona attaccato al pallino stesso con la propria boccetta, la trasponde a forza sostenuta. Grandissima giocata di Loris Molinaro, toglie il pallino del gioco agli avversari, che ora sicuramente sono spiazzati. Con l'ultima boccetta Stella avrà un compito difficilissimo, prendere il punto è già un'impresa, se sbaglia lascia gli avversari la possibilità di bocciare per la seconda volta in partita. Zanelli ha già sbagliato su 70, vediamo Stella, la due sponde di Stella sbagliatissima, e quindi gioca l'ultima sul velluto. Zanelli può giocare per i 5 e poi comunque boccerà come minimo sul 73. Eh sì,
si accontenta dei 3 punti di Accosto. Era bocciata per Roberto Zanelli la 8ª bocciata della partita, è sul 73, stavolta serve il filotto, ha bocciato sul 70 quando gli serviva 10. Zanelli che nelle prime 7 bocciate ha fatto 42 punti con 3 passaggi a vuoto, 2, 12, un 10 e un 8. E Zanelli sbaglia anche sul 73, secondo errore consecutivo in zona per il giocatore del Clay Sasso Morelli. L'attacco di Loris Molinaro. Guaio, grosso, non ci sono punti persi, ma il rischio è stato alto, ma il guaio ora è che gli avversari si trovano con 3 boccette da giocare, mentre Roberto Zanelli in questa situazione deve giocare l'ultima. 73-69 per la coppia del Clay Sasso Morelli, ma a sto punto gli 8 punti per la partita sono un po' da cercare in maniera direi quasi fortuita. E beh, qui non arriva granché. Gli 8 di colore per Stella e Loreti sono a disposizione e la bocciata è sul 77. Servono 4 punti Alessandro Stella, che nelle prime 7 bocciate si è distinto per aver fatto 54 punti, solo una volta 2. Per il resto sempre meglio. Ora deve fare 2 birilli. I 2 birilli sono già arrivati. Stella Loreti vincono una partita soffrendo le pene dell'inferno e con questi 4 punti vincono 81-73 contro Molinaro Zanelli e il Mane Caffè Bocciofila conduce alla fine del primo tempo 2-1 in casa del Clay Sasso Morelli. Plic, po, pu, patapà. Una terrazza sul Porto Canale a Bellaria Igea Marina. Capitan Bagatti, ristorante e pizzeria. Un amico del biliardo, aperto fino a tarda ora. Capitan Bagatti, Viale Pinzon 10, Bellaria Igea Marina. Telefono 0541 34 00 34. Parte il secondo tempo con Lorenzo Turroni che ottiene 10 punti, il suo avversario Cristian Gasperini. E questo è Marco Brusa che coppia il suo compagno di squadra, anzi lo supera perché ne fa addirittura 12. Brusa dovrà affrontare Valentino Cristofoli. Emplane di Chitti vinti nel secondo tempo e direi anche di punti realizzati. Beh no. Spadoni si deve contentare di 2 punti. L'avversario di Cristian Spadoni, Luca Molduzzi. Ricordiamo il primo tempo, il Mana Caffè Bocciofila la chiusa in vantaggio 2-1 con l'ultima vittoria di coppia soffertissima di Astella e Loreti e vittoria di Daniele Ricci. Ora ci apprestiamo a seguire le fasi che diranno la parola decisiva di questo incontro tra cittadini imolese che mette in palio, oltre che della supremazia della città, anche un qualcosa di importante per il titolo regionale. Debutto di bocciata per Cristian Gasperini, 2 punti. Gasperini 5, Turroni 10. Cristian Spadoni si guadagna il pallino per la seconda volta consecutiva. Fa 2 punti subito e come in precedenza sfiora la fila centrale. 5-0 per Spadoni contro Luca Molduzzi. Il primo pallino di Valentino Cristofori. 8 punti per Cristofori che ora si è portato sul 9-12. L'ultima di Lorenzo Turroni che vuole conquistare il pallino per la seconda volta. Il pallino arriva. Turroni boccia sull'11-5. Turroni
ne aveva fatte 10 anche al primo colpo, raddoppia e ora conduce 21-5. Terzo pallino consecutivo guadagnato da Christian Spadoni. Nei primi due ha fatto 2 punti, nel terzo ancora uguale, 3 bocciate, 3 volte 2 punti, sfiorando sempre la fila. E questo non è un segnale incoraggiante per chi boccia, ma è anche un segnale preoccupante per chi non boccia. Luca Moldozzi, 3 tornate senza tenere mai il punto. Marco Brusa, secondo pallino, aveva fatto 12 al primo, ne fa 10 al secondo. Brusa ora ne ha 23. Cristofori 9. Cristian Gasperini, 10 punti per Gasperini, che si porta sul 16-21. Ci riprova Moldozzi, finora non ha ancora tenuto un pallino. Questa è l'ultima e stavolta ce la fa. Il primo pallino di Moldozzi, il primo punto di Moldozzi, 1 Moldozzi, 8 Spadoni, che ha bocciato 3 volte, ma ha fatto 3 volte 2 punti soltanto per volta. E invece Moldozzi parte in tromba, un filotto ed è già avanti 9-8. Il calcio di Christian Spadoni, splendida giocata, 8 punti. Passa a condurre Spadoni 16-9, ma sul campo ha anche le proprie boccette in prossimità del pallino. Attenzione, perché Marco Brusa al terzo tentativo ne fa ancora 8 e Brusa conduce 32-9. Un capolavoro di Turrone in accosto, che guadagna 8 punti. E poi bocciata da 4 punti, sempre Turroni, che conduce 33-16. E questo è il secondo pallino di Luca Moldozzi, che ne fa altri 10 e quindi conduce 20-16. Quattro punti per Cristian Spadoni in questa tre sponde per il 20 pari e anche l'accosto guadagnato. Un Cristofori alle prese con un accosto difficilissimo, che va invece a conquistare, si rilancia Cristofori, secondo pallino, 3 di accosto e bocciata sul 12-32. Bellissima giocata di Antonis, che però non prende il punto. Il filotto, anzi i 10 punti di Valentino Cristofori, che ora ne ha 20 contro i 32 di Brusa. E questo è Cristian Gasperini, che ne fa 10 di bocciata e si porta sul 27-33. Cristian Spadoni, il rosso da solo vale 16 punti, Spadoni si tiene su con la rimessa, ora conduce 36-21 nei confronti di Luca Moldozzi. Cristian Spadoni si gioca l'ultima lunga corta, manca un'occasione d'oro per rimpinguare il punteggio e soprattutto lascia il pallino a disposizione del suo avversario. Moldozzi si gioca il calcio sul pallino e va ad ottenere il rosso da solo, 16 punti, e Spadoni paga a caro prezzo l'errore nel tiro precedente. Moldozzi 37, Spadoni 36. E questo è Lorenzo Turroni, che ne fa altri 10 e ora conduce 46-27. L'ultimo di Moldozzi,
qui, se azzecchi il colpo, fa una... Beh, non è fortunato, perché alla fine di birilli non ne cadono, ma di accosto sembra realizzarne tanti. Moldussi ha ribattuto al 16 dell'avversario, ora ottenendo questi 5 punti, boccia sul 42 a 36 il suo quarto pallino. A segno anche di bocciata Moldussi. 2 punti, 44 a 36. Attenzione Gasperini, guai grossi, 16 punti persi. Beh, questi sono punti che vanno al suo avversario, che ora conduce 62 a 27. E questo è il magico Brusa, che ne fa altri 8. 8 di colore ne aveva fatti in precedenza, addirittura 10 di bocciata. Brusa allunga in maniera perentoria, ora ne ha 48. Cristofori 22. Lorenzo Turroni ci gioca il calcio con l'ultima. Turroni ne fa altri 8 e ora ne ha 70. Lascia l'accosto all'avversario, che ne ha 27, e ora l'avversario può giocare l'ultima boccetta. Cristian Gasperini, quarto pallino. 10 punti per Gasperini, che ora si è portato sul 42 a 70. 10 punti per Luca Molduzzi, questo quinto pallino che si è guadagnato, e ora Molduzzi ne ha 55. Padoni insegue con 36, Padoni che dopo i 3 pallini iniziali non ha più visto il pallino da bocciare e quindi è stato staccato inesorabilmente da Molduzzi. Attenzione, Molduzzi, rosso da solo, altri 16 punti, Molduzzi se ne va. Questo è il 16 di Marco Brusa, straordinario 16 di Marco Brusa, che ora si è guadagnato un margine ampissimo perché c'è anche l'accosto. Ne ha 67 Brusa e boccia anche il pallino. Brusa, straordinaria partita, altri 10 punti, praticamente infallibile Brusa, 5 bocciate e 50 punti, ora ne ha 77 contro i 22 di Cristofori. Lorenzo Turroni, 2 punti, ne ha 71 Turroni più questi due, 73. Gasperini, 42. Sono 16 punti per Cristian Gasperini su questa tre sponde sul pallino libero, ma ora con questi 16 punti si è portato a 58. Vediamo la risposta di Turroni, che ci esegue una tre sponde. E beh, la risposta non è delle migliori, perché ha rischiato la bevuta. Beh, aveva bocciato i primi 3 pallini, poi un'astinenza prolungata. Lui ha fatto 3 volte 2 punti, la quarta è uguale 2 punti. Questo è Cristian Gasperini, che dopo il 16 a 3 sponde ne fa altrettanti, e ora Gasperini si è portato addirittura in vantaggio 74 a 73. Certo che sul campo ha la boccia di ritardo, ma già questo recupero lampo promette bene. Cristian Gasperini, di nuovo alla tre sponde. E beh, stavolta non è fortunato, perché traballa il birillo basso e poi passa in mezzo. Era l'occasione per fare un allungo.
Gasperini, che ora conduce comunque 74-73, una partita che l'ha visto sempre in ritardo. Vediamo se Torroni riprende la testa della classifica. Direi di no, perché di punti non ne ottiene. Torroni 73, Gasperini 74, fase intricata, con Gasperini che si giocherà l'ultima alla ricerca dell'ennesimo realizzo. Negli ultimi tentativi ha fatto 2-16. In questo caso non ne fa, ma attenzione, qui lascia a Torroni una grande occasione, siamo già su 74 pari, sì? E Torroni si gioca la tre sponde, un tiro coraggiosissimo che però, come vedi, sta portando dei guai in casa. 8 punti persi e forse un solo punto di accosto. Vabbè, Torroni l'ha combinata grossa, perché ora comunque boccerà, ma l'avversario si è portato sull'82. Lorenzo Torroni, 4 punti di bocciata. Ce ne volevano 6 per il pari. 82 pari, si gioca l'ultima Christian Gasperini, prende un bel punto e adesso con l'ultima è Torroni che deve guadagnarsi l'accosto. Seguiamo la giocata di Torroni, può essere un momento importante della sfida. Lo diventa più per Torroni, perché si guadagna un pallino importante, il numero 7, da bocciare sull'83-82. Gasperini ha bocciato 4 volte contro il 7 di Torroni. La settima è questa. Torroni si guadagna in maniera fortuita 8 punti con un rimpallo che dà questo realizzo. Torroni 91 sull'88. Marco Brusa sbaglia la sua prima bocciata nelle prime 5:50, poi un vuoto. Cristian Spadoni, quinto pallino, 12 punti. Spadoni 59, Molduzzi 74. Torroni, calcio due sponde, attenzione, Torroni chiude con questi 12 punti, vince Torroni, 103-82, una partita molto combattuta con un Gasperini che aveva cercato il recupero ma si è fermato sull'82 pari. Siamo per le due squadre 2-2. Marco Brusa conduce 92-27, alla boccetta di vantaggio. Cristofori si gioca l'ultima. Punto preso per Brusa. Quest'ultima giocata rappresenta un bel match ball. Manca l'accosto più importante, Marco Brusa consegna il quarto pallino a Cristofori che lo boccerà sul 28-92. Molduzzi, questo filotto è un macigno per Spadoni. Ora Molduzzi si è portato sull'87-59. Errore di Molduzzi che lascia 4 punti sul campo. Ci riprova Molduzzi. E con questo 16 chiude la partita. Vince Molduzzi 103
a 63 e il Manuel Gefebo Cioffilo ora conduce 3-2. Molduzzi ha fatto 3-16 per rilanciarsi in questa partita e diciamo che è riuscito a superare una fase iniziale negativa dove il suo avversario aveva tenuto per 3 volte consecutive l'accosto senza però andare a concretizzarle. E qui Marco Brugia si guadagna addirittura 5 punti di colore e la bocciata sul 97-44, il 3-3 a portata ormai di bocciata. E Brugia invece sbaglia per la seconda volta consecutiva l'appuntamento col pallino blu. Aveva fatto nelle prime 5 bocciate 50, le ultime due invece due vuoti inaspettati che possono anche cambiare lo scenario della partita. Il Manuel conduce 3-2 e Cristofori può giocare le ultime carte per i 3 punti, ma deve fare un miracoloso recupero. Ma se questo Brugia continua a sbagliare la bocciata, chissà. L'ultima di Valentino Cristofori. Deve prendere assolutamente il punto. La cosa non gli riesce e Brugia può bocciare sul 98 il pallino numero 8. Oppure cercare la chiusura, ma deve fare 3, mettendo un pizzico a rischio il pallino, ma con queste due sponde che ci si presenta direi che il rischio dovrebbe essere abbastanza limitato. Come si appoggia sulla boccetta laterale rossa? Eh no, basta una boccetta, un punto di colore, bocciata sul 98-44. Beh, questo è il terzo match ball che ha a disposizione Marco Brugia, che ha bocciato sul 97 e ora sul 98. Arriva il 12 finale, vince Brugia 110-44 contro Valentino Cristofori e la stracittadina imolese si chiude sul 3 pari. Il Clay Sasso Morelli conserva sicuramente il secondo posto, il Mane Caffè Bocciofile rimane staccato di un punto. Il tironzolo è offerto da L'Onoranza, onoranze funebri di Osioschi e Vignoli, Imola. Assegniamo il tironzolo della sfida imolese a Cristian Gasparini, un imolese pure lui, che ha avuto una partita difficoltosa con Lorenzo Turoni, ma l'ha complicata in una fase dove era molto distanziato, con un tiro di accosto troppo irruento, che con la propria ha toccato la bocciata dell'avversario, poi è scivolato sul filotto, meno 16, che a quel momento sembravano decisivi. Poi aveva recuperato, ma tenuto conto che la sua partita è quella che ha un po' determinato il risultato, direi che quel 16 ha contato tanto. Vieni da Sport Center, ti aspetta una vasta gamma di articoli sportivi per il tempo libero. Sport Center, dall'attrezzatura sportiva ai marchi di abbigliamento più ricercati. E il miglior tiro lo andiamo a ricavare dalla stessa partita, perché Lorenzo Turoni in finale conduceva 91-82, ma ha tirato fuori un 12 dal cilindro con un calcio due sponde che non era così indirizzato. E quindi questi 12 punti di Turoni sono valsi il 3-3 per i Clay Sasso Morelli. Plic, po, pu, patapà. Il dato e tratto è offerto da Bar Sport di Sirotti Mauro, Tabaccheria, Ricevitoria, Lottomatica, Via Bollana 65, Montaletto di Cervia, Ravenna. Telefono 0544 96 50 25. Finisce 3-3 il derbissimo imolese fra il Clay Sasso Morelli e il Mane Caffè Bocciofila. Non so chi si deve contentare di più di questo risultato. Certo che il Clay Sasso Morelli rimane secondo in classifica, non sappiamo cosa ha fatto il Bussecchio, ma in ogni caso il suo secondo posto è assicurato.
e il Manuel invece rimane dietro di un punto. Per una squadra che parte per vincere il titolo forse non può essere un risultato positivissimo, soprattutto perché stasera per il Manuel c'era un Ricci che avrebbe battuto chiunque, ha fatto la bellezza di 9 punti di media di bocciata surclassando Andrea De Antonis e portando la squadra in vantaggio. Ma poi è successo che l'uno pari è arrivato grazie ad una partita straordinaria di Stefano Bagli e Walter Cantelli, che hanno battuto in maniera molto perentoria Fortecchia e Principi, e in finale di tempo c'è stato invece qualche cosa da recriminare per il Clash Somarelli, perché Lorenzo Danelli ha bocciato 2 volte in partita ma non è riuscito a chiudere, e quindi Stella e Loreti hanno portato il Manuel in vantaggio 2-1. Secondo tempo con il Manuel che si porta sul 3-1 perché vince Molduzzi in maniera molto perentoria contro Cristian Spadoni, e le due partite finali sono state molto combattute con Lorenzo Turroni che ha vinto contro Cristian Gasperini in finale di partita, mentre Marco Bruso ha fatto una straordinaria galoppata sorpassando nettamente Valentino Cristofori. 3-3 che lascia il Clash Morelli davanti e il Manuel Caffè Bocciofi la di inseguire. I risultati e la classifica sono offerti da Carrozzeria Sorelle Casadio. Si trova a Ravenna in via Trieste 208. Telefono 0544 59 16 51. Dal 1966 siamo riparatori auto, moto e furgoni e ci troviamo nella nuova sede di via Trieste 208. Carrozzeria Sorelle Casadio, la tua carrozzeria di fiducia. Risultati: 17° campionato regionale Serie A1, 12ª giornata. Oasi Taverna Verde Forlì, Milioner Vezzano 2-4, Il Punto Imola, Nuova Europa Faenza 5-1, Circolo Sport Ravenna, Tex Master Novellara 2-4, Assirelli Cotignola, Massese Massa Lombarda 5-1, BT Bussecchio, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì 5-1, Sette Crociari Cesena, Bibizò Caffè Villanova 4-2, Clai Sasso Morelli, Manuel Caffè Bocciofila 3-3. Camomaris Cantonese, BTV Molinella 4-2, Leondoro Molinella, Capitan Bagati Bellaria 3-3. Recupero quarta giornata. Il Punto Imola, Assirelli Cotignola 4-2. Questa è la classifica dopo la 12ª giornata. BT Bussecchio 29, Clai Sasso Morelli 23, Tex Master Novellara, Manuel Caffè Bocciofila 22, Il Punto Imola 21, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì 19, Leondoro Molinella, Capitan Bagati Bellaria 18, Bibizò Caffè Villanova, Circolo Sport Ravenna 17, Camomaris Cantonese 16, BTV Molinella, Milioner Vezzano 14, Nuova Europa Faenza 13, Assirelli Cotignola, Sette Crociari Cesena 11, Oasi Taverna Verde Forlì 9, Massese Massa Lombarda 2. Questi gli incontri della 13ª giornata in programma giovedì 1 dicembre. Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì, Circolo Sport Ravenna, BT Bussecchio, Leondoro Molinella, Bibizò Caffè Villanova, Milioner Vezzano, Capitan Bagati Bellaria, Assirelli Cotignola, Manuel Caffè Bocciofila, Sette Crociari Cesena, BTV Molinella, Oasi Taverna Verde Forlì, Tex Master Novellara, Clai Sasso Morelli, Massese Massa Lombarda, Il Punto Imola, Nuova Europa Faenza, Camomaris Cantonese. È tutto qui da Sasso Morelli per questo splendido derby imolese. L'appuntamento è per la prossima settimana per un'altra partita del campionato regionale di Serie 1 e speriamo sia con noi di nuovo Stefania, perché stavolta ha fatto gli straordinari, ma quest'altra volta spero di averla al fianco. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico, non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patapà, ma è più simpatico che ci sia. Che noi anche al bar, che noi alla sera veglia si calmar.